De Pero, Garbari, Melotti, Schmidt e ancora Mogioli, Winkler, Colorio, Bonazza, raccolti nella sale di Palazzo Trentini, ci sono proprio tutti i mostri sacri dell'arte figurativa della nostra terra. Inclinazioni è l'indovinato titolo della mostra voluta dalla Presidenza del Consiglio Provinciale a conclusione di un percorso culturale nel quale si è cercato di dare visibilità all'arte trentina e a quella dell'intera area euro-regionale. La rassegna, espressamente dedicata a Paolo Vallorz, scomparso a Parigi lo scorso 27 novembre, giustappone un'opera giovanile e un'opera matura di ciascuno degli artisti, consentendo di apprezzarne l'evoluzione e talvolta la grande distanza tra gli esordi e la piena realizzazione estetica. Benvenuti a Formart. Merita un approfondimento la formula davvero efficace, innovativa e sorprendente scelta dai curatori Roberto Festi e Chiara Galbusera. Come disegnava Fortunato De Pero a 18 anni e come dipingeva Umberto Mogioli a 15? Su questo tema si interroga la mostra Inclinazioni, un tema abbastanza inedito, come inedite sono le opere che vengono presentate in mostra. L'evoluzione e la crescita di questi artisti si dovrebbe cogliere in mostra proprio nella differenza tra quelle che sono le opere giovanili, molto giovanili, e quelle della maturità. Due opere a confronto, benché forse scarne per comprendere esattamente l'evoluzione di una lunga carriera professionale, ma interessante in un gioco di rimandi per capire qual è stata la loro indole, la loro crescita. Ecco, questo è il significato della mostra Inclinazioni e credo che l'importanza della mostra derivi soprattutto dal fatto che si vedono delle cose, delle opere inedite, solitamente non in proprietà di musei, ma dei tanti collezionisti e delle famiglie degli artisti che le hanno prestate per l'esposizione. Guardando la mostra si è portati a considerare la dimensione sociale dell'arte del Novecento, lo stare insieme degli artisti in gruppi e movimenti, dal futurismo degli anni 10 ad Astrazione Oggettiva, iniziativa tutta trentina degli anni 70. Ed oggi si può forse parlare di solitudine dell'artista? Gabriele Lorenzoni e Federico Mazzonelli. Mi piacerebbe riflettere sul concetto di caffè per rispondere a questa domanda. Un tempo il caffè era un luogo fisico, uno spazio di aggregazione, un luogo dove gli artisti incontravano altri artisti, critici, dove si mescolavano con la società civile, con le persone di tutti i giorni, dove avevano il polso della società. Adesso il caffè è diventato un alimento, l'artista è solo, l'artista va a bere un caffè con il partner di un possibile progetto. Non si incontra il caffè per vedere cosa avviene. Mi sembra interessante anche il fatto che semplicemente pochi anni fa, negli anni 70, gli artisti di Astrazione Oggettiva si trovavano a un caffè, a una birreria, quella di Trento, la Forst, e lì mettevano in campo le loro idee sul colore e sull'astrazione. Io credo che l'artista sia sempre stato solo, perché la dimensione della ricerca è una dimensione privata, soggettiva, intima, e che incontra la dimensione pubblica solo in un secondo momento. È un dato però che tra 800 e 900 gli artisti si siano spesso ritrovati in gruppi, abbiano sentito questa esigenza. Per quanto riguarda la contemporaneità, i tempi a noi più vicini, credo che anche la figura dell'artista sia cambiata, ovvero da un lato l'artista ha la possibilità di spostarsi, di viaggiare non solo attraverso la tecnologia ma anche fisicamente, dall'altro però l'artista subisce ovviamente anche, come dire, l'estremizzazione di una serie di dinamiche sia di carattere economico, per esempio, sia di carattere, credo, personale, cioè è una società estremamente concorrenziale la nostra, e anche l'arte credo che abbia in parte subito questo tipo di destino. Come avete sentito, sono tanti gli spunti interessanti. Ora un buon libro per chiudere. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di Formart. Arrivederci. Il libro che vi voglio consigliare si intitola Otmar Winkler Europa ed è il catalogo della mostra attualmente in corso a Cavalese a cura di Elio e Lionello Vanzo e Ivo Winkler.
e presenta l'opera, un'antologia delle opere di Otmar Winkler, sicuramente uno degli artisti più rappresentativi del Novecento in Trentino Alto Adige e uno dei pochi, direi insieme a De Pero, che ha saputo coniugare una dimensione nazionale e internazionale, ha una capacità di reinterpretare i temi della civiltà alpina. E infatti Winkler si cimenta con i temi classici della scultura, la mitologia, la storia antica, sempre con grande irriverenza e furore. Quindi un artista sempre graffiante che ha con grande coerenza attraversato tutto il Novecento, tanto che Marcello Farina, uno degli autori del libro, lo definisce un viandante, un wanderer.